Per chi li ha visti giocare, io ero un ragazzino, li ho visti giocare, le nuove generazioni sicuramente l'avranno letti sugli almanacchi, però chi li ha visti giocare avrà colto la gioia, la passione che si levava dal campo, la forza, l'attaccamento alla maglia granata. Io partirei ovviamente dal primo e più vicino, cioè Vito Faggianelli, scorribande sulla fascia sinistra, fascia di capitano anche indossata. Insomma, l'affetto per Nardò c'è sempre, quando ci siamo sentiti eri proprio onorato di venire a questa festa. No, sicuramente, buonasera. Volevo ringraziare i fedelissimi che sono sempre l'anima della città, quelli che tengono sempre alto i colori sociali di una squadra. Quello che posso dire è sono passati tanti anni, io sono qui da parecchi anni, ho fatto un'esperienza qui a Nardò importante per la mia situazione calcistica. E volevo solamente ringraziare tutti quanti, anche per chi ancora ricorda le leggeste. Certo che ce le ricordiamo. Grazie mille Vito. Vito Faggianelli. Quando ho chiamato questo signore che è Franco Leo, lui mi ha risposto in questo modo: ma perché non organizziamo una partita di calcio prima di questa serata? Allora, posso dire la tua età, mister? Allora, Franco Leo è classe 1950, è vero? Allora, però è uno di quelli che se adesso andiamo a giocare a pallone ci fa mangiare la polvere a tutti quanti, perché si mantiene sempre in una forma straordinaria. Allora, e ora immaginatelo, lo dico solamente per i più giovani, immaginatelo sul campo di calcio e immaginatevi il cruccio nel non averlo visto giocare, perché questo signore era veramente un talento che faceva girare la squadra, vero o no? Franco Leo. Buonasera a tutti. Io in Puglia ho giocato ovunque, si può dire. Ho giocato a Martina, ho giocato a Cortagli, ho giocato a Manduria, ho finito di giocare a 42 anni, e questa non è retorica la mia, però il pubblico di Nardò, voglio dire, è unico, era un pubblico, a prescindere dalle mie caratteristiche tecniche, era un pubblico, veramente sono onorato di aver giocato con questi ragazzi. Io ero un capitano veramente di una formazione fortissima che voglio menzionare in questo momento, e un saluto particolare va a delle persone che non ci sono più. Mi riferisco a Piero Marra e a Erminio Deia. Volevo aggiungere un'altra cosa: a me la passione del calcio, sono nato, diciamo, con il pallone tra i piedi, e ho avuto allenatori anche più piccoli di me, perché ho giocato fino all'età di 42 anni e tutt'oggi mi alleno. E rivedere tutti questi, ho giocato con tante generazioni, ma io voglio terminare ricordando una formazione strepitosa. Era Marra, Capone e Rampino, Alimenti, Lorenze, Puzzolini, Fornari, Daggio, Biggiano, Leo, Lotti. Però voglio ricordare anche voglio ricordare Carletto Durante, grande giocatore, grande uomo. Poi vorrei ricordare, finisco, una delle più forti punte con cui ho giocato, e lo dico sempre, che si chiama Renato Cappellacci. Buonasera a tutti. Speriamo, questo perché quando io sento parlare di Nardò e vedere questo Nardò che non esiste, onestamente il cuore mi rattrista, perché io sono veramente onorato di dire che ho giocato nel Nardò. Grazie, parole bellissime. Antonio Pappalà. Buonasera a tutti, auguri anche ai fedelissimi. Niente, anche per me non è retorica, Franco. Io Nardò, cioè, mi è rimasto nel cuore. Mi ricordo Erminio, il buon Erminio, per me è stato un insegnamento. Cioè, io venivo a Nardò il venerdì in ritiro. Lui mi portava nelle bischiette, quindi all'una e mezzo. Attenti per il mister, non ti vede. Però, ripeto, conservo con tanta gioia il ricordo di quei famosi anni, 81, ormai sono passati tanti. Auguri, e speriamo che il Nardò Calcio possa rivivere dei momenti molto, ma molto migliori, perché non lo ricordo. Aspetta, un attimo il microfono, perché volevo chiederti una cosa. Oggi canto. Allora, volevo chiederti questo.
non tutti lo sanno, ma lui è una cover bravissima di Vasco Rossi. Se tu dovessi dare, se tu dovessi dare un titolo a questa serata di una sua canzone, quale sceglieresti? Stupendo. Bravo, grazie. Maurizio. Buonasera, grazie per l'invito. E la mia prima esperienza è stata in outdoor, perché nell'81 sono passati tanti anni, insomma, è stata l'annata più bella della mia carriera, quella poca carriera, perché ho smesso presto, per tanti motivi. Ma nel cuore mi ha sempre in outdoor, con qualcuno mi sento, ma speriamo che dal prossimo anno vedere in televisione in outdoor dove conta, voglio dire. È stata un'annata bellissima, perché sono stato solo un anno, nell'81, sono passati quasi 30 anni, ma la cosa più bella è stata quando in ritiro qualcuno dei tifosi, non ci conosceva, dicevano: ma il centrocampo è così tutti i bassotti, perché c'era Franco, io, c'era Carlo, c'era Epifani, c'era... Abbiamo detto: non ti preoccupare, tanto alla fine poi i conti... Abbiamo fatto un secondo posto, dopo Gioventù Brindisi ha vinto. Cappellaccio ha fatto 32 gol, Antonio Papparà ha fatti 20, Franco una quindicina, io l'unico anno 7-8. Comunque, grazie di cuore, buonasera. Grazie. Ho il piacere di avere questo signore come collega, quindi ci vediamo quasi tutti i giorni. Ogni volta che ci incrociamo così nell'azienda, lui mi dice: beh, questo Naldo come va? Lui è Maurizio Miggiano, un terzino di quelli che si faceva sentire. Buonasera a tutti, ringrazio Fernando, ringrazio i fedelissimi per questa bellissima serata. Hanno già detto tutto i compagni che mi hanno preceduto, ma soprattutto i capitani che hanno regalato al Nardò Calcio in questi ultimi anni dei momenti splendidi, veramente splendidi, portando, io ho assistito ad alcune partite, devo dire che l'entusiasmo del pubblico, ma la gioia di vederli giocare è sempre la stessa. Giocare in quello stadio ti trasmette una forza, anche quando giocavamo noi mancava l'erba, giocavamo sulla terra battuta, spesso mangiavamo la polvere, però comunque l'entusiasmo che la gente metteva ogni volta che giocavamo era qualcosa di impressionante. Lo hanno ricordato loro, lo voglio ricordare io. L'81-82 abbiamo Mario Russo, credo Erminio, ma tutta la società ha costruito una società di giovani. Forse sono stati, diciamo, sono andati troppo avanti rispetto ad un periodo che vedeva il settore giovanile, ma soprattutto le scuole di calcio, confrontarsi con una realtà diversa, dove purtroppo i soldi, sicuramente emozioni diverse, ma i giovani di quel periodo che voglio ricordare, Maurizio che mi ha preceduto lo ha ricordato, lui, Epifani, Lisi, Pappadà, Vito Mingiano, erano poi contornati da grandissimi campioni, perché per noi erano dei campioni, Franco Leo, Vito Faggianelli, Rino Parisi, Walter Mirarco, erano, diciamo, la parte più importante che ci ha dato e ci ha trasmesso la voglia di lottare e di portare a casa un risultato. Mi ricordo un risultato importante, tant'è vero, e questo è stato il mio rammarico più grande, quella squadra, nel momento in cui finì il campionato, moltissimi andarono a Martina Franca, qualcuno andò a Casarano e qualcun altro andò anche in Serie B, a dimostrazione del fatto che la società aveva visto giusto. Ecco, se un augurio devo fare, è quello che i nuovi imprenditori, i nuovi amici, il gruppo, la società, dei fedelissimi devono trovare delle soluzioni, delle motivazioni per ripartire dal settore giovanile, perché io credo, ormai il calcio lo sta dimostrando, non c'è più possibilità di fare altro a livelli medio-bassi, parlo anche a livello di Lega Pro. Io credo che se tutti insieme vogliamo ripartire per riportare il Nardò dove merita, dobbiamo ripartire creando le condizioni che un settore giovanile, una scuola calcio, possa rappresentare degnamente questa città. Grazie Maurizio. Fernando Natale, portiere di lungo corso. Io ho un flash per quanto ti riguarda. Quando venivo allo stadio ragazzino, ricordo un Nardò Pineto. Non so quanti di voi ricordano questo particolare. Nardò Pineto era l'ultima giornata di campionato. La vittoria valeva allora 2 punti. Noi eravamo 2 punti sotto e con la stessa differenza reti. Dovevamo vincere almeno 1-0 per salvarci. Dovevamo vincere almeno 1-0 per salvarci.
vincevamo 1-0, una tua strepitosa parata salvò la categoria. Non so come facesti, però ti sedesti sul pallone e tutti rimanevamo a bocca aperta. Per cui, voglio dire, se c'è questo flash che mi lega a te come atleta, è questo. Per il resto, grazie di essere stato un grande calciatore del Nardò. Grazie, io ti ringrazio. Io l'episodio lo ricordo vagamente, però speriamo, mi auguro che sia servito a qualcosa anche quella cosa. Il mio unico cruccio è quello del lunedì mattina quando apro il giornale e nelle pagine sportive non trovo il nome del Nardò, la squadra del Nardò, perché era la prima cosa che ho sempre fatto, anche quando ho smesso di giocare al Nardò, la prima cosa che faccio è lunedì aprire la pagina per leggere cosa ha fatto il Nardò, come ha giocato, le formazioni e tutte quelle cose. Io mi auguro che già dal prossimo anno questo possa succedere, che mi dia la gioia e il piacere di aprire la pagina sportiva e di leggere la formazione del Nardò. Grazie. Vediamo a segnare anche il libro del ventennale. Andiamo col prossimo blocco di atleti, vi salutiamo e grazie. Buonasera.